Vai, when you want. Qui sta bene. Perfetto. Minchia, ma che scatto felino! Che scatto felino! Dai, i primi 20 metri sono riuscito a stargli a ruota. Minchia, che linee! Al limite dell'umanità. Oh, Figaro, ci siamo impiantati, abbiamo provato a fare il tempo ma qualcosa è andato storto. Adesso sorti qui col motorino, dai che buona, ottimo, però per 2 minuti sono quasi riuscito a stare dietro un pro. Wow, te come ti chiami? Grande Stefano, ti seguo un attimo. Vai davanti. No, vabbè, come vuoi. Vai tranquillo. È che almeno faccio 2 video ai pro. E ciao, ho preso quello giusto. Vabbè, i pro degli amatori. Non è che ci sono solo i pro rider, ci sono anche i pro total. Cioè che doppiamo un po' la cazzo. Wow. Bene, come avete visto anche i pro a volte sbagliano e è stato un onore riuscire a seguirli per almeno 2 minuti e però d'altronde quando uno ha i polpacci come i miei in salita può accompagnare solo. Dai che scherzo, un po' di cavolate per allegrarsi in una giornata col sole ci sta. E bella, siamo quasi in cima a questa salitona che sarà la 45esima di questo weekend e ogni giro mi diverto sempre di più in discesa, prendo sempre più confidenza con la bici, mi godo sto paesaggio con in fondo le Alpi e in faccia a me le colline
o meglio le langhe cunesi, perché ricordiamo siamo a Rocchetta di Balbo, Belbo, je me rappelle plus, dove vengono coltivati ettari e ettari di vigneti. Infatti ieri sera il vino era molto buono e il mangiare anche. E boh, adesso ci buttiamo giù direttamente in discesa. La gente mi guarda strano perché mi sente parlare da solo, però non sa che io ho su una GoPro. Adesso vediamo che rider abbiamo davanti a noi. Sembra un pro fortissimo. Mamma mia, se va giù. Che polverone. My god, non si vede niente. Maxi Avalanche sembra qui. Wow. Abbiamo visto le sue abilità nelle curve strette. Bravo qua dentro. E l'abilità nel tirar su la polvere è tanta roba. I fili che fa alle piante è devastante. Qua è stato dentro nonostante la curva è devastata. Salta all'impazzata, staccate al limite dell'umanità. Guardate come ci scappa via. Wow, this is on fire. Cazzo, ciampa anche. Bravo fratello. Io qua prozzato. Bravissimo, è quasi uscito di pista. Lo vediamo che è infoiato, vuole il tempo, vuole il com. Va su alto, gira e si butta giù. Bravissimo. Voi non potete capire la polvere che ci sto mangiando. Spero che sia proteica sta polvere. Guarda il taglio! Il taglio! Ha fatto il taglio! Wow! Dopo questa mi sono scandalizzato. C'è anche un fratello che fa le foto. Cos'è successo? Guardalo come salta il frate! Guardalo! Wow! La stanchezza si fa sentire anche per lui. Staccate sempre al limite dell'umanità. Adesso qua un bel doppietto. L'ha cannato un po', io anche. Le gambe sono al limite. Il frate non rischia più. Si sente non in forma. Però rilancia. Intanto davanti a noi abbiamo una campionessa. Abbiamo Gaia Ravaioli con la bici da XC. E il frate non molla un cazzo. Continua a piegare la bici come se non ci fosse un domani. Eh? Sì, sì. Siamo su. Siamo su. Siamo su. Guardate con che agilità. Wow. Sì, vai frate. La doppia. L'ha doppiato. Non ci credo. Bella. Bella. Come ti chiami? Rocco. Grande Rocco.